Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 13 maggio e mentre lo dico mi ricordo che oggi sarebbe stato il compleanno della mia nonna, la mia nonna Angiolina, Angela. Tanti auguri nonna, che non c'è più da tanti anni. Vabbè, scusate questo piccolo intermezzo personale, ma quando ho detto 13 maggio subito mi è venuta in mente questa cosa qui e volevo ricordare la mia nonna. Che le nonne sono così importanti, no? Tutti, vero bambini? E la storia di oggi ha come protagonista una tartaruga. Abbiamo già incontrato un sacco di tartarughe protagoniste delle nostre storie, no? Sì, mi sa di sì. E la nostra tartaruga si chiama Nicole, quindi la tartaruga Nicole, scritta da Roberta Verità in collaborazione con Sara De Marzi e le illustrazioni di Paola Leonardelli. La tartaruga Nicole. Le tartarughe sono rettili. Ops. Le tartarughe sono rettili dalle origini molto antiche. Esistevano già prima dei dinosauri e continuano tuttora a essere molto diffuse. Nicole era una giovane tartaruga terrestre. Ci sono anche quelle d'acqua dolce e quelle marine, che viveva con le altre tartarughe. Poiché si era trasferita da poco con la sua famiglia, Nicole aveva dovuto cambiare anche scuola. La sua nuova classe era mista, cioè non era composta soltanto da tartarughe come lei, ma anche da altri animali. C'erano Chicco la lepre, Nino il cagnolino, Flavia la vitella, Oscar l'elefante e tanti altri con cui aveva fatto subito amicizia. Durante la ricreazione, Chicco la lepre radunava tutte le lepri della scuola per organizzare delle gare di velocità. Nicole era affascinata dalla velocità di questi animali e rimaneva sempre ad ammirarli con il desiderio di partecipare anche lei. Un giorno chiese a Chicco se poteva gareggiare anche lei. La lepre la guardò ridendo sotto i baffi e le disse: "Se proprio ci tieni." Al via Nicole si lanciò nella corsa, ma quando le altre lepri erano già arrivate al traguardo, lei si trovava ancora a metà percorso. Chicco sghignazzando le disse: "Allora, ne vuoi fare un'altra?" C'è poco da ridere, gridò Nicole infuriata. Vedrai, diventerò più veloce di te. Puff, questa è proprio buona, rispose Chicco continuando a ridere. Lascialo perdere, disse Flavia la vitella rivolgendosi a Nicole. Che ti importa della velocità? Noi abbiamo altre qualità, aggiunse per consolarla. Tu non puoi capire, disse Nicole a Flavia. Devo assolutamente diventare veloce come una lepre. Le cose devono andare come dico io, ecco. E se ne tornò in classe imbronciata. Il giorno seguente le sue intenzioni non erano cambiate. Durante la ricreazione Nicole si mise a osservare le lepri per cercare di capire il segreto della loro velocità. Ci deve essere un modo per diventare così veloce, diceva tra sé e sé. Studiava i loro movimenti con particolare attenzione. Era proprio convinta che finché non ci fosse riuscita sarebbe stata sempre infelice. Sembra che abbiano delle molle sotto le zampe, ma certo, mi incollerò delle molle e sarò veloce come loro. Appena terminate le lezioni, Nicole andò a comprare delle molle e della colla. Devo essere velocissima, per me è molto importante, anzi è la cosa più importante del mondo e con queste molle finalmente ci riuscirò, disse a Flavia la vitella che l'aveva accompagnata. Boh. Nicole, sinceramente, non mi sembra una buona idea, anzi penso che sia un pochino pericoloso. Beh. Perché non riesci a accettare che le tartarughe sono lente per natura? E che per questo non possono diventare veloci come le lepri, come anche noi vitelli? Chiese Flavia. Non ti preoccupare per me, rispose Nicole, infastidita da queste parole. Vedrai, domani come sarò veloce. Il giorno dopo, Nicole si presentò a Chicco con le molle incollate alle zampe. La lepre si mise a ridere. Sei troppo buffa così. Ridi, ridi. Gareggia con me se ne hai il coraggio, affermò la tartaruga guardandolo in malo modo. Chicco accettò la sfida. Al via partirono entrambi, ma dopo qualche salto Nicole perse il controllo delle molle e andò a finire sopra un albero. Aiuto! Aiuto! Gridò spaventata e dolorante. Qualcuno mi aiuti a scendere! Oscar l'elefante, che era stato a guardare tutta la scena, si avvicinò all'albero, allungò la proboscide verso la tartaruga e la incitò ad appoggiarvisi. Riportò la tartaruga a terra, sana e salva.
Si può sapere cosa combini? Chiese l'elefante a Nicole. Il mondo è proprio ingiusto se non posso diventare veloce come una lepre, disse abbattuta la tartaruga. Cosa vuoi dire con questo? Chiese Oscar. Dopo questo incidente ho capito che per me è impossibile essere veloce come una lepre e mi sento molto infelice, spiegò Nicole. Una volta un elefante del mio branco si era messo in testa che al posto della proboscide doveva avere il nasino piccolo piccolo di un gatto e pretendeva che le cose andassero come diceva lui. I vecchi e saggi elefanti lo aiutarono a ragionare su questo pensiero. Ti spiego come? Io devo assolutamente diventare veloce come una lepre, le cose devono andare come dico io, ecco! Ribatté la tartaruga. E questo è il tuo pensiero? Domandò l'elefante. Questo pensiero ti sembra vero? Cosa penseresti se io mi disperassi perché il mio naso non è piccolo come quello di un gatto? Se una formica si arrabbiasse perché deve diventare grande come una balena? E se un topo pretendesse di avere il pelo lungo e morbido come quello di un visone? Beh, penserei che è inutile che ti disperi, il tuo naso è quello che è e poi ti serve lungo per tanti motivi. Ad esempio, è proprio grazie al tuo naso che sono riuscita a scendere dall'albero senza farmi male, rispose Nicole. Beh, della formica pure riderei, perché può mangiare tutto quello che vuole, ma tanto non cresce, proseguì la tartaruga. E al topo direi che è inutile che ti disperi, il suo pelo è quello che è, corto, grigio e spelacchiato. Pensare che devi assolutamente essere veloce e che le cose devono andare come dici tu ti aiuta a star bene? Rispose l'elefante. Beh, fino ad adesso mi ha provocato solo rabbia, dispiacere e guai, rispose Nicole. Questo tuo pensiero serve ai tuoi scopi? A farti ottenere di essere più veloce? No, più mi arrabbio pretendo di diventare veloce per forza, più vado lenta. Anzi, ora cadendo sull'albero mi sono addirittura fermata. Prova a pensare che ti piacerebbe essere veloce, ma che accetti di essere una tartaruga lenta di natura, così come l'elefante accetta la sua proboscide, la formica la sua piccola dimensione e il topo il suo pelo corto. Che cosa si può fare quando una cosa è quella che è e basta? Quando è impossibile cambiarla? Rifletti invece su quante altre belle cose tu potresti e riusciresti a fare. Detto questo, l'elefante, con dei lunghi barriti di saluto, raggiunse il branco. Nicole ripensò a quello che aveva sentito. Sono una tartaruga e le tartarughe sono lente per natura. Non posso cambiare questa cosa. Al mondo ci sono cose che si possono cambiare e altre che non si possono modificare. Non è facile capire quali sì e quali no, lo si impara crescendo. Ad esempio, ci si può dare da fare per andare meglio a scuola, per conoscere e rispettare la natura, per collaborare in un gioco di squadra. Poi aggiunse. Se qualcosa non va, conviene impegnarsi per cambiare e migliorare. Ma non si possono avere gli occhi dietro la schiena, no? La bocca al posto della pancia o che ne so, le gambe al posto delle braccia. E così come le tartarughe, non possono essere veloci come le lepri. Queste sono alcune delle tante cose che non si possono modificare. Vanno prese e accettate così come sono. Ci vuole saggezza per capire cosa si può cambiare e cosa no. Coraggio per impegnarsi nel cambiamento e forza per accettare quello che non si può trasformare e con il quale è utile imparare a convivere, magari scoprendo pure qualche vantaggio. Nicole iniziò a fare nuove cose, come le aveva suggerito l'amico elefante. Visitò posti mai visti con gli amici di sempre. Con la sua lenta andatura aveva il vantaggio di esplorarli per bene. Conobbe nuovi animali con i quali si divertì molto. In questo modo la tristezza passava. Ed era sempre più soddisfatta. Le cose non devono andare sempre come dico io. Mi sarebbe piaciuto essere veloce. Quando guardo le lepri che corrono, mi dispiace ancora un po', ma sono una tartaruga. Così è, non posso cambiarlo, devo accettarlo. Con questi pensieri in testa, Nicole passeggiava piano piano in un prato, godendosi il profumo dell'erba, il caldo del sole e il sapore della terra. E anche noi, bambini, guardiamo sempre in fondo a noi stessi, perché in fondo a noi stessi c'è sempre un'ottima qualità. Bene, bambini, con la tartaruga Nicole, la carissima, carina tartaruga Nicole, io vi saluto e vi do appuntamento domani per un'altra storia.